Questo non è un torneo cavalleresco, è un'esecuzione capitale. Come? Giovanni de' Medici ha concesso a un umile soldato di battersi con lui, più cavalleresco di così? Non ci sono speranze di vittoria in un duello con Giovanni. Con impiccagione la sua mancanza, è un disertore. Beh, qui muore con la spada in pugno. Già sei pronto con i tuoi strumenti di malaugurio? Fiuti odore di morto come i corvi? A ciascuno il suo mestiere. Voi ammazzate la gente e io mi sforzo di strappare in extremis le anime delle vittime alle fiamme infernali. E se non riesci fai un piacere al diavolo che troverà la sua preda bene oliata e pronta per la cottura? Dov'è? Ella, vicino a suo padre. Non avere pietà! Signore, proteggi. Se il signore deve proteggere qualcuno, sarà meglio che pensi a quel disgraziato. Quella carogna merita solo la morte. Quando uno abbraccia la carriera delle armi già sa che invecchierà difficilmente. Compagnia di farabutti, inadeguata a un gentiluomo del mio rango. Se non avessero sfogato nella milizia la loro sete di violenza, sarebbero finiti impiccati come ladri e assassini. Anche tu, gentiluomo, hai trovato un prezioso rifugio nelle compagnie di ventura. Fuori dall'esercito, un medico che ammazza i suoi pazienti non è molto apprezzato. Ma rendo loro un servizio, tanto se li guarissi dovrebbero morire in battaglia. Bravo,
sento! Bravo, bravo! Non aver paura. Non ho mai fatto il carnefice. Prendi la spada e battiti. Il nostro amato capo non corre alcun pericolo. Potrebbe già averlo finito se non si divertisse a giocarci come il gatto col topo. Pagheresti ad avere il suo coraggio. Può darsi, ma non sacrificherei mai la mia prudenza. È molto più utile. Buono, Lumaca, non è arnese per te. Giovanni, hai dato a quella carogna la punizione che meritava. Possiamo dividerci le spoglie. Anche se era un vigliacco, si è riscattato con una morte onorevole. Gli spettano gli onori militari. Provvedi tu, Caspo. Ho già dato l'ordine. Giovanni, non esporti più a questi rischi inutili, promettimi. Il rischio è l'unica ragione della mia vita. Tu piuttosto, tieni lontana da questi spettacoli. Non è roba da femmine. Anna. Lascialo stare! Un nemico non merita tanta pietà. Fossi caduto io in mano ai francesi. Sei tu che lo consideri un nemico. Era venuto con proposte di pace. La richiesta di pace in questo momento è un'insidia. Non spettava a voi il giudizio. Le proposte del comandante erano dirette alla Lega, di cui voi siete soltanto il capo militare. In tempo di guerra sono i soldati che decidono la politica. E tu ritieniti fortunato se non ti ho gettato in pasto ai miei cani. Sarebbe il degno coronamento della vostra vita da bandito. Io non posso difendermi! Fermati! Sono pronto ad affrontarti con le armi in pugno. Slegalo, frate, dagli un'arma! Se venissi ucciso, non potrei portare a termine la mia missione. Se vi uccidessi, non potrei più portare parole di pace. I vigliacchi trovano sempre giustificazione per la loro codardia. Andiamo, frate. Lascia che si scaldi al sole. Forse gli renderà più fertile il cervello. Attento, animale. Tieni. Oh. È una crudeltà inutile. A volte sembri una belva assetata di sangue. Lo so che muori dalla voglia di impugnare una spada, ma non ti avvilire. In un esercito c'è posto anche per gente come te. Ciascuno contribuisce al successo con le sue forze. Vatti a prendere un boccale di vino. Siete buono, padrone. Che idiota. Vedi, c'è qualcuno che non la pensa come te. Sei circondato da gente fanatica o da adulatori. Nessuno osa contraddirti. Io sono l'unico a dirti la verità, e la verità è che ti reggi col terrore. Ma non hai un amico che ti ami veramente. Frate, gli eserciti non si guidano con i paternostri. E chi fa la guerra non può perdere tempo a commuoversi. Sei ferito, devi medicarti. Ah, se mi faccio curare da quell'ubriacone rischio di perdere tutto il braccio. È roba da niente. Meravigli? Contavi già di guadagnare qualche scudo dicendo una messa per la mia guarigione? Non ho bisogno di nessuna protezione io, né in cielo né in terra. Gente più incredula di te è venuta umilmente a Canossa. Ma visto che tu dici di non credere in Dio, perché continui a passarmi scudi per le messe in suffragio di Caterina Sforza? Mia madre era molto religiosa. E non credi di offenderla con le tue crudeltà? Offenderla? Era una donna forte, capace di dominare un regno. E io sono cresciuto come lei voleva. L'età in cui ogni ragazzo pensa solo ai giochi, io l'ho vissuta in mezzo a uomini d'arme. Ecco, la sola compagna della mia adolescenza. Sono passati che 2 lustri, ma mi pare un secolo, da quando entrai nella mia prima compagnia di ventura. Da allora ho conosciuto una sola legge: uccidi per non essere ucciso. Tu che ne dici, Anna?
Io dico che tu hai ragione. È la legge della foresta. Il frate che c'era prima non pensava così. Morì con la spada in pugno, combattendo al suo fianco. All'occorrenza saprei farlo anch'io. Tu di che ti mischi? Una vera donna non approverebbe mai la ferocia contro i deboli e gli indifesi. Ah, hai sentito? Il frate non ti considera una vera donna. E tu? Fra Salvatore e il mio consigliere spirituale, qualche volta dovrò pure ascoltarlo. Un'altra inutile crudeltà sarebbe fare attendere questo meraviglioso tacchino. Ah? Tu mi confondi col fumo delle chiacchiere e intanto ti impadronisci dell'arrosto. Frate, devi guadagnartelo. Ci batteremo ad armi pari. Va bene il lancio della scure? Mi hai già giocato una volta. E nemmeno accetto carte o dadi che tu certamente avrai truccato. Ecco qua. Questo è un gioco dove la tua astuzia varrà poco. Coraggio. E non imbrogliare. Oh, scusa. Forza, frate. Che ne hai fatto della tua astuzia? Adesso sei spacciato. Hai visto? La ragione prevale sulla forza. L'inganno, non la ragione. Anche l'inganno è figlio della ragione. Permette di aggirare l'ostacolo che non si può prendere di petto. Finora mi è andata sempre bene, no? Se la forza non si sposa alla ragione, temo che non ce la farai. I francesi che offrono l'alleanza di pace meditando la guerra. I tedeschi luterani che fanno la corte al Papa. Ma politica. Io aspetto solo che Camillo di Sermonita venga a portarmi l'ordine e poi guerra. Camillo è un uomo in gamba. È lui la mia ragione. La difesa dei nostri interessi ci impone di essere spregiudicati. Perciò mi domando se il pericolo maggiore per gli stati italiani sia ancora costituito dalla Francia. Sforza ha ragione. Francesco I è troppo indebolito dalle lunghe guerre, mentre Carlo V sta diventando sempre più potente. È così. La Francia non è più una minaccia. Ora io temo le forze delle truppe tedesche. Chi ha visto combattere i lanzichenecchi dice che sono un vero castigo di Dio. Sua Santità non nasconde le sue preoccupazioni, perché dietro all'esercito tedesco avanza l'eresia luterana. Allora il Papa darebbe il suo appoggio ad una nuova coalizione diretta contro Carlo V e sostenuta da Francesco I. Oh, io penso che Sua Santità non ne prenderebbe l'iniziativa, ma sarebbe disposto a dare il suo appoggio materiale e spirituale se altri la costituissero. Mi pare che la discussione non sia stata vana. Vedo però che Camillo di Sermonita non ha manifestato il suo pensiero. Non è ancora chiara in me la decisione da prendere. A differenza di molti di voi, io non ho militato ora in una, ora nell'altra delle due parti in lotta. Le alleanze debbono corrispondere agli interessi dei popoli e non a un ideale astratto. La fedeltà a una parola data non è un ideale astratto. Ma nessuno tiene fede alla parola data quando il proprio interesse consiglia di mutare schieramento. Basta, signori, andiamo al concreto. Non esito a confermare l'appoggio di Venezia alla progettata alleanza contro i tedeschi. Giudico invece assolutamente inopportuno proseguire la lotta contro Francesco I. La nostra unanimità non vi stimola ad associarvi con noi. Non parlerò più di ragioni morali, ma anche dal punto di vista del mio interesse io potrò riprendere le terre che i francesi mi hanno strappato solo lottando contro Francesco I. Non è questa una ragione sufficiente per proseguire la guerra? Dovreste proseguirla da solo, Camillo di Sermoneta. E in tal caso perdereste anche quelle che ancora vi restano. Figliolo, in nome di Sua Santità vi esorto alla comprensione. Ho già compreso, Eminenza. In queste condizioni sarei un folle a continuare la guerra contro Francesco I. Bravo Camillo, mi compiaccio della ritrovata unità di vedute. No, non siamo ancora tutti d'accordo. E chi altro ancora? Giovanni dalle Bande Nere. È al vostro soldo. Ubbidirà agli ordini che gli impartirete. Giovanni è un amico fraterno per me.
Ed anche lui spera di battere i francesi per recuperare le terre di Caterina Sforza, sua madre. Il pensiero di sua santità è che voi dovreste trovare il modo di parlargli e convincerlo. Cercherò. Ma non sarà un compito facile. Giovanni de' Medici non dovrà mai ricevere la visita di Camillo di Sermoneta. Capisco. Così Giovanni continuerà a credere che il suo amico ha desiderato la guerra contro la Francia fino alla morte. Appunto. E chi è che può desiderare questa morte se non i componenti della Lega che desiderano la pace con Francesco I? Bene, il vostro piano è ottimo. Ma quando credete che sia opportuno agire? Sappiamo che Camillo ha intenzione di raggiungere Giovanni de' Medici entro domani. Bene, lasciatemi fare. Fate sapere al vostro comandante che può stare tranquillo. Francesi e italiani continueranno a combattere ancora e quando saranno agli estremi, voi li potrete battere con facilità. Quando le bandiere imperiali sventoleranno su tutta l'Italia, Carlo V non dimenticherà i servigi dei suoi amici. Non ne dubito, ma sarà per me di grande gioia il raggiungimento di obiettivi più immediati. Non parlavo esattamente di questo. Il fine immediato della mia azione è la rovina di Giovanni dalle bande nere. Odio quell'uomo, la sua stella ha sempre fatto impallidire la mia. A lui sono sempre andati tutti gli onori e la gloria di ogni impresa. Non avrò pace finché non avrò distrutto la sua potenza. Cercate di non commettere imprudenze. Non abbiate paura. Bene, andiamo. Attenti. Camillo di Sermoneta ha più urgenza di quello che credevamo. È meglio che non ci vedano insieme, voi andate di là. Grazie, signori. Vanno bene gli affari, eh? Potrebbero andare meglio se non ci fosse la guerra. Vieni, porta su la signora che è arrivata questa sera. Una signora sola di questi tempi? Viaggia con una domestica e la governante. Una nobile signora, certamente. Riparte domani mattina per Urbino. Da dove vengo io? Beh, andiamo. Grazie, signore. Quanta strada ancora per arrivare al campo di Giovanni dalle bande nere? Poche miglia, signore, poche miglia. Buonanotte. Buonanotte, grazie. Benvenuto. Giovanni mi ha mandato per scortarvi fino al campo. Salve. Mi piace rivedere il volto di un amico, però la sollecitudine di Giovanni mi sembra eccessiva. Non doveva rovinarvi la nottata. Era in ansia per la vostra sicurezza. Quando la smetterà Giovanni di scorgere insidie dappertutto? Avanti tu, mira al petto, non aver paura, avanti. Eva!
saldo. Capitano, ho trovato questo cavallo che pascolava nei campi in mezzo ai nostri. È la prima volta che lo vedo. Chissà da dove viene. Porta l'insegna di Sermoneta. È successo qualcosa a Camillo o a uno dei suoi. Gasparo, bisogna rastrellare la campagna. Se è successo un delitto lo verremo a sapere. Senz'altro, il difficile sarà trovare l'assassino. Scopriremo anche lui. Datemi un cavallo. Con tutta la famiglia. Chi erano quei tre stranieri? Ve lo giuro sui miei bambini, non so niente. Io non chiedo mai il nome ai miei clienti. Lumaca! Capitano, fuori c'è una magnifica carrozza. Posso prenderla? Prendi quello che vuoi. Qui fra poco ci saranno solo rovine. No, signore, vi prego, vi prego. Capitano, invece di avvoltoi, abbiamo trovato due pollastrelle. Volete spennarle? Pensateci voi. Giovanni, conosci i tuoi uomini. Perché vuoi coinvolgere delle donne, degli innocenti nella tua ira? Per il nome che porti, intervieni. Non vi avvicinate. Vieni, Colombella. Non vi avvicinate. Vieni con noi. O non mi avrete visto. Vai, buona. Vieni. Gli occhi. Tra le mie braccia. Non mi toccate. Ti divertirai con noi. Lasciatemi. Lasciatemi. Fermi. Se voi siete il loro capo, ordinate loro di uccidermi. Abbiate almeno questa pietà. Lasciatela e uscite subito. Via! Vi ho detto di uscire, fuori! Mi dispiace. Posso fare qualcosa per riparare ciò che è accaduto? Sapevo che i soldati di Giovanni de' Medici erano belve. Ma non immaginavo che fossero anche dei vigliacchi. Sono andati al di là degli ordini e per questo saranno puniti. E da chi? Da quel bandito del vostro capitano? Piuttosto credo che sarete punito voi per la vostra clemenza. Io penso che saprò affrontare le conseguenze del mio gesto. E spero che Giovanni dei Medici sarà indulgente con me. Sì, lo spero. E vi ringrazio. Questa avventura è servita a farmi sapere che tra quell'orda di banditi che seguono il vostro capo c'è almeno un gentiluomo. Capitano! Capitano! Laggiù, nel fosso, è morto. Chi? Camillo di Sermoneta. Amico mio. Vigliacchi. Ah, bravo, versa. Vieni. E vieni qua. Oh, ecco l'unico nemico che affronto volentieri. Dopo morto.
Se fosse vivo, scommetto che ti arrenderesti anche a lui. Certo! Ma smettila di fare quella faccia! Vi ho invitato qui per divertirvi, per stare allegri. Tieni, bevi alla salute del re di Francia e alla prossima pace. Giovanni, che significa? Cosa vuoi fare? Branco di vigliacchi. Mi avete ammazzato l'unico amico che avevo. Tu, Nicola del Rovo, io ti ho sempre disprezzato. Ma sbagliavo. Avrei dovuto ammazzarti come un cane. Calmati, Giovanni. Stai commettendo un errore. Voi avete commesso un errore ammazzando Camillo. È un'accusa assurda. Lasciaci difendere. Difendere? L'hai lasciato difendere lui? L'hai colpito a spalle? Ma no, gentile da Varano, Corrado Malespini, tutti possono testimoniare che io non avevo nessun motivo di rancore verso Camillo di Sermoneta. Non è colpa mia, siamo più la pace che la guerra. D'altronde, ieri, anche Camillo aveva riconosciuto l'assurdità di proseguire una guerra tanto superiore alle nostre forze. E chi lo prova, i tuoi compari? Quello che dice Nicola del Rovo è vero. Comprendo il tuo dolore, Giovanni. Ma se non vuoi udire le nostre ragioni, noi non possiamo sostenere oltre i tuoi insulti. E se solo il sangue può convincerti, incrocia la tua spada con la mia. Aspettate. Prima deve ascoltarci. Camillo di Sermoneta si era preso l'incarico di venire da te per convincerti a sospendere la guerra. È stato ucciso solo dopo aver preso questa decisione. Chi l'ha ucciso non era con noi, ma contro di noi. Chi l'ha ucciso può trarre vantaggio dalla nostra discordia. La nostra discordia giova solo ai francesi. Se non siete stati voi, non possono essere stati che loro. Dimentichi che Camillo di Sermoneta era messaggero di pace. Vuoi forse accusare Carlo V dell'uccisione di Camillo? No, faccio delle supposizioni. Quello che credo è che oggi Carlo V è un avversario di gran lunga più temibile di Francesco I. Dove vuoi arrivare? Vorresti convincermi ad allearmi coi francesi? Camillo di Sermoneta combatteva come me, per liberare le sue terre occupate dai francesi. Continuerò a combatterli, riunite i capi della Lega. Vedremo se vorranno seguire me o i tuoi ragionamenti. I miei ragionamenti possono portare alle stesse conclusioni. Meglio così. Camillo è morto senza rivedere la sua casa. Io giuro che il suo corpo sarà seppellito nella sua terra. E continuerò a combattere contro chiunque vorrà ostacolarmi. Non mi importa se sarà francese o tedesco. O italiano. I vigliacchi non hanno patria. C'era proprio bisogno di fermarsi ancora? Sarebbe pure ora che ci riposassimo. Un po' di pazienza. È tanto tempo che non si vedono, poveretti. E bisogna capirli. Capitano, la carrozza della locanda ci ha raggiunto fin qua. Andiamo a cercare un rifugio per la notte. Tu, Giovanni, saprai dove scovarci. Le taverne non devono essere molte in questo maledetto paese. Andiamo, ragazzi, su. Non avete sete? Andiamo a bere un boccale. Pago io. Dov'è la tua signora? È giù nella cripta. Caro, meriti un bacio. Sono così felice di rivederti. Sei veramente bravo. Diventerai un genio. Aspetta a congratularti quando avrò finito di affrescare la cripta. Capitano! Capitano! Non credevo di rincontrarvi così presto. Nemmeno io. Ma mi dispiace. Temo la mia presenza vi sia ancora una volta di disturbo. Oh, no, no. Mio fratello sarà felice di conoscervi. Vostro fratello? Sì, gli ho detto del nostro incontro e anche dell'aiuto che mi avete dato. Tommaso, questo è il cavaliere di cui ti ho parlato. Scusate, non conosco nemmeno il vostro nome. A quanto vedo, fate parte delle truppe di Giovanni de' Medici. Ma lui è molto diverso dal suo comandante. Volevo dire che con me si è comportato molto... Voi credete che Giovanni de' Medici si sarebbe comportato in maniera diversa? Certo. Un uomo senza cuore, senza religione. Che rispetto può avere per una donna?
Può darsi che gli ignori che esistono donne come voi. Le prove che esistono delle sue crudeltà rendono inutile ogni giustificazione. È colpa di uomini come lui se oggi siamo ancora in guerra. Perché parlate di cose delle quali non vi intendete? Io credo che sappiate adoperare meglio i pennelli della spada. Può darsi, ma so adoperare la spada quel tanto che basta per non passare da vigliacco. Tommaso, che dici? Il capitano non voleva certo insultarti. Scusatelo, vi prego. Tommaso parla così perché la guerra ci divide da nostra madre. I francesi occupano le nostre terre e la nostra casa a Caravaggio. Mi dispiace. Anche a me. In fin dei conti penso che abbiate ragione. Non avrei fatto una bella figura ad adoperare la spada contro di voi. Se ci sono dei gentiluomini tra le truppe di Giovanni de' Medici, bisogna trattarli bene. Di questi tempi è così raro. Se vi fermate ad Urbino, venite a pranzare da noi. Non è la nostra casa, ma ho scoperto una cuoca che... D'accordo per domani? Se vorrete accettare l'invito, mi farete molto piacere. Certo che accetto. Anche se mi dicessero che l'accampamento va in fiamme, non rinunzierei a un'occasione simile. Sono anni che non mangio una tavola apparecchiata. E poi non è soltanto questo. È che vi rivedrò con piacere. A domani. Sai come si chiama questa maniera di comportarsi? No. Amore. È innamorato pazzo di te. Oh, non dire sciocchezze. No? Pensa che io ero già arrivato a supporre che tu te ne fossi accorta e che non ti dispiacesse affatto. Ma che dici? Non conosco nemmeno il suo nome. Necessario. Per forza, chi si arruola nelle sue bande non deve avere né barba né capelli superflui. Rasati come gli antichi romani. Vieni qua, mettiti in fila. Giovanni deve essere una donna eccezionale. Tu l'hai vista? Una Madonna, due occhi che non si possono descrivere. Lo credo. Non si è mai innamorato, Giovanni, ma questa volta mi pare veramente turbato. Ma prima o poi doveva toccare anche a lui. Coraggio, la vostra tortura sta per terminare. Ubaldo, prendi una balestra e manda all'inferno questa carogna. Gasparo! Che stai facendo? Ho dato l'ordine di ucciderlo ormai. Ormai potete liberarlo. Morirà in battaglia con i suoi compagni. Vi ho detto di liberarlo, ubbidite! Vieni, Gasparo. Dobbiamo prepararci a muovere contro i francesi. Padre, che è successo, Giovanni? Ma se i risultati sono buoni, perché indagare sulle cause?
Dov'è il capitano? Là, nella sua tenda. Guarda via il cavallo. Se non ci fosse questo maledetto Salve, fiume... Giovanni. Che venite a fare qui? Tentate ancora di ostacolarmi? No, Giovanni. Abbiamo deciso di appoggiare la tua azione. Non possiamo darti un valido aiuto, ma... So benissimo qual è il vostro scopo. Io rischio con i miei uomini e voi volete godere i frutti dell'eventuale vittoria, no? Giovanni, quando sarai meno sospettoso? Quando a questo mondo non esisteranno più politicanti. Ad ogni modo accetto il vostro aiuto, come lo chiamate. Voglio parlare con Giovanni! Lasciatemi, aspettate! Lasciatemi andare! Lasciatemi! No, no, devo vederlo! Lasciatemi! Lasciatelo! Lasciatemi. Oh, in nome di Dio, Giovanni, dammi mio figlio. È troppo giovane per combattere con te. Uccidimi se vuoi, ma risparmia la sua vita. Chi è tuo figlio? È un bambino. È fuggito da casa per arruolarsi. Ha detto che voleva combattere con te. Ho soltanto lui, Giovanni, aiutami. Se tu hai bisogno di soldati, lui combatterà per te quando sarà un vero uomo. Ma adesso no, Giovanni, lasciami mio figlio. Te lo prego. Va, fallo cercare. Subito, capitano. Lo troverai tra i nuovi arruolati. Fa presto. Mamma! Lorenzo! Lorenzo, figlio mio, bambino Sono mio. Sono qui, mamma. Perdonami. Lorenzo mio, che spavento, che dolore volevi dare alla tua povera mamma. Può tornare a casa sua. Possiamo andarcene, vero? Portalo via. Sì, sì, andiamo via subito. E Dio si ricorderà di questa tua buona azione, Giovanni. Non pentirtene. Ho preparato un pranzetto degno della tavola di un re. Speriamo che gli piaccia. Questi fiori non ti sembrano pochi? Sarà Tommaso. Tieni. Ma che? Il signor Tommaso arriva sempre in ritardo. Oddio. Forse è già lui e io non sono pronta. Metti via il cesto. No, vai ad aprire. Ah, scusate, ma non vi aspettavo tanto presto. Lo so, ma io non posso accettare il vostro invito. Sono venuto per salutarvi. Perché? Devo seguire le mie truppe. Un ordine? Già, un ordine. E per la prima volta in vita mia trasgredirei volentieri a un ordine di questo genere. Del resto, combattere è evidentemente il mio destino. Che cosa significa? Ci sarà di nuovo la guerra? Sì. È strano come la parola guerra assuma un significato così terribile sulle vostre labbra. Io temo la guerra. Mia madre vive in territorio francese. Dove andrete? Non lo so. Non posso dire dove daremo battaglia. Oddio mio. Salvala. Non fate così. Piangere non serve a niente. Già non serve. Per voi soldati il pianto e il dolore sono cose trascurabili. Non volevo dir questo. Scusate, lo so. Mi avete già dato prova della vostra generosità. Io sono come gli altri. Peggio forse degli altri. Voi non sapete quante lacrime ho visto spargere senza che il mio cuore provasse alcuna pietà. Guerre, lutti, distruzioni. Questa è sempre stata la mia vita, senza mai un attimo di serenità, senza un affetto. Giorno per giorno il mio cuore si è inaridito. Come deve essere triste la vostra vita? Non ora. Voi non potete immaginare quanto calore mi dia il fatto di avervi conosciuto. Ditemi che potrò vedervi ancora. Ma non dipende da noi. Basta che voi lo vogliate. Saprò trovare io il modo di venire da voi. Passerò di qui con le mie truppe. Consentitemi di starvi ancora un attimo vicino. Non è molto ciò che chiedete. Lo è per me. Grazie.
Vi aspetterò. Al riposo. Non è meglio procedere a marcia forzata? Ti aspetta una battaglia dura, non voglio che i soldati arrivino stanchi. Tromba! Ma rinunciamo al vantaggio della sorpresa, i francesi ora non ci aspettano. Non torno mai sulle mie decisioni. Vieni qua! Dammi la spada. Tornerò fra un'ora, forse anche prima. Sei curiosa di sapere dove è diretto. Perché, tu lo sai? Sì, e potrei anche mostrarti uno spettacolo interessante. Che vuoi dire? Giovanni ha trovato finalmente la donna dei suoi sogni. Non è vero, tu menti. Credi? Vieni. Se Giovanni dei Medici venisse a sapere che vi siete allontanato per venire qui, vi punirebbe. Non parlate di questo. Giovanni dei Medici stasera non esiste. O almeno mi piace pensare che egli non esista. Questa è la prima occasione che mi viene concessa di starvi vicino. Forse l'ultima. Lasciatemi dimenticare tutto ciò che ci divide. Sembra che cerchiate le parole più amare per darvi tormento. Io ho sempre pensato che all'uomo fosse negato solo l'impossibile. Ma ora so di essermi sbagliato. So che forse non troverò mai ciò che possa rendermi veramente felice. C'è un'ansia in me per l'irraggiungibile. Come una smania di potenza smisurata. A volte l'uomo perde la misura delle sue facoltà fino a sentirsi simile a un dio. Ed è questo sentimento che mi fa odiare ogni conforto, ogni rassegnazione. Che mi spinge a lottare contro tutto, contro tutti. Ma da quando vi ho conosciuta, improvvisamente tutto il mio passato, il mio carattere, i miei sentimenti, tutto in me, mi è parso odioso e indegno. Non parlate così. Non disprezzate la vita. Io la disprezzo solo ora che comincio ad accorgermi di averla gettata via. Oh, Emma, vorrei tanto poter tornare indietro.
incominciare a vivere, a esistere veramente. Ma temo sia tardi. Ma che cosa dite? La vostra sensibilità, la vostra generosità fanno di voi un uomo degno. Se io dovessi essere la causa di un affanno simile, non me lo perdonerei mai. Darei tutta la vita per un'ora come questa. Ma ho il presentimento che non potrò più sentirti così vicina. Quasi che quella di domani debba essere la mia ultima battaglia. No, pregherò il Dio perché tu possa tornare, perché possiamo rivederci. Ho una sola preghiera. Risparmia, almeno a Caravaggio, gli orrori della guerra. Mia madre là e mio fratello l'ha raggiunta. Li proteggerò, anche a rischio della mia vita. Addio, Emma. Ma qualunque cosa accada, qualunque cosa tu senta dire di me, ricordati, sei l'unica donna che abbia mai amata. Non lo dimenticherò, perché tra pochi giorni sarai tu stesso a ricordarmelo. Hai visto? I francesi sono in una posizione di ferro. Il loro campo è protetto dal fiume. C'è un solo ponte, l'acqua è profonda e infida. E a difendere la retrovia hanno appostato sull'altra sponda una trentina di cannoni. Anche loro hanno imparato qualcosa da sé. Sì, ma non li comanda Giovanni. Si potrebbe aggirare il nemico passando attraverso Caravaggio. No! Caravaggio deve essere risparmiato. Ma è l'unica maniera di piombare alle spalle dei francesi. Sono io che comando. Passeremo il fiume proprio qui. Voglio una cinquantina di volontari. Sole armi, la spada e il pugnale. E un po' di fortuna. Sono 4 ore che loro chiacchierano e noi sempre qui. Non ne posso più. Non ti lamentare. Finché sei con quelli del comando puoi star sicuro come a casa tua. Quelli lo sanno dove passa la guerra. I francesi sono in una posizione sicura. Non vedo dove li possa attaccarli. Questa sarà l'ultima bravata di Giovanni. Credete a me, amici, la guerra è una faccenda troppo seria per le spacconate di Giovanni dalle bande nere. Ho dato ordine ai nostri ufficiali di rimanere in seconda linea. Se Giovanni dovesse perdere, noi potremo dissociare le nostre responsabilità. È impossibile passare il fiume. Giovanni è un genio, ma questa volta rischia la morte. Prima il fiume, dopo i cannoni. Se riusciamo a mettere le mani sui cannoni francesi, farò piovere una valanga di ferro e di fuoco sul campo. Nella confusione li attaccheremo di sorpresa. Tu con la cavalleria aspetta qui i primi colpi. Sarà segno che ce l'abbiamo fatta. Allora attraversa il fiume e corri in nostro aiuto. E se non riuscirai? Prendi tu il comando. Giovanni dei Medici sarà morto sul campo. Andiamo. Adesso vedremo chi è degno di stare con me. Thank you.
in silenzio. Presto, girate i cannoni! Sparate! Dietro la collina c'è il grosso dei francesi! Che aspetta, Gasparo? Perché non si vede ancora? Viva Giovanni! Signori, vi porto l'annuncio della vittoria di Giovanni dalle bande nere. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Sì, Giovanni è stato magnifico. Ha sorpreso e sgominato i francesi. Avete visto? Uomini di poca fede. Ma se Giovanni ha vinto la guerra, dovremo impedirgli di trattare la pace. Giusto. Inchinarsi al vostro superbo comportamento di condottiero, il conte di Lautrec vi prega di accettare il suo invito di trattare la resa in nome di Francesco I. Dite al vostro comandante che sarò felice di trattare con lui, da pari a pari. Siete stato magnifico, Giovanni. Permettete che vi esprima la mia ammirata riconoscenza e quella di tutta la Lega. Contrariamente alle vostre previsioni, vi ho messo in grado di imporre la nostra volontà a Francesco I. Potete star certo che nelle trattative con i francesi non comprometteremo i frutti che voi avete così valorosamente raccolto sul campo di battaglia. Quei frutti saprò coglierli da solo. Le terre di mia madre e di Camillo di Sermoneta sono finalmente tornate nelle mie mani. Io rientro al campo. Trattate pure con l'ambasciatore di Francia. Gasparo, ti affido il comando. Controlla i soldati. Già pregustano l'ebbrezza del saccheggio. Tenetevi lontani da Caravaggio. Come? È un ordine. Giovanni ha sacrificato decine di soldati per salvare due civili di Caravaggio. La madre e il fratello di quella donna. Tu ci tieni molto a obbedire agli ordini di Giovanni? Obbedisco sempre agli ordini di Giovanni finché torna a mio vantaggio. E se ora invece questo vantaggio ti derivasse nel disobbedirgli? Non vedo quale possa essere.
Hai già rinunciato a me? Non ci ho mai rinunciato. No, dopo. Lascerò liberi i soldati. Io non avrò Giovanni, ma non l'avrà neanche quella donna. Sono stati i soldati di Giovanni dalle bande nere. Hanno insanguinato il paese, feroci come belve.
Non hai combattuto invano, hai vendicato Camillo. Ora possiamo venire a patti con Francesco I. Accetterai la pace con i francesi? Per il bene delle mie terre sono pronto a combattere anche contro i tedeschi. Soltanto spero che questa sia davvero l'ultima guerra. Amen. Assassino! Tu, Giovanni. Emma. Ti ucciderò come tu hai fatto uccidere mia madre e mio fratello. Che dici? Emma, ti giuro. Lasciami. Non mi toccare. Le tue mani grondano sangue. Che tu sia maledetto in eterno. Ascoltami. Te ne prego. Fermati. Emma! Lasciami solo. Non voglio nessuno. Vattene! Dov'è Gasparo? Gasparo! 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 Ti avevo dato un ordine. Che è successo a Caravaggio? Parla, discolpati almeno. Perché non hai fermato i soldati? Parla o ti ammazzo come un cane! Gasparo è innocente. L'ho sentito io mentre cercava di frenare i soldati. Uccidimi se vuoi, ma ti giuro che non era possibile trattenere quelle belve scatenate, assetate di preda. Era la prima volta che proibivi un saccheggio. Io non sono il capo di una banda di assassini. Bisogna trattarli come criminali di strada. Fa schierare i reparti. Ordina la decimazione. Senza eccezioni, via! Giovanni. Vattene, non ho bisogno di te. Hai difeso, grazie. Non lascia. Ah, no, basta con le chiacchiere, ho perso la pazienza, hai capito? Basta! Ti prego, aspetta. Aspettare, basta aspettare! Ora sei mia, capisci? Ti voglio, sei mia. Io non ti amerò mai, perché amo Giovanni. Me ne infischio di Giovanni e del tuo amore. Mi basta avere te. Se vieni a farmi la morale te ne puoi andare prima che io... Fermo! Sarebbe un peccato imperdonabile sprecare un vino di quella bontà.
so quello che pensi di me. Che sono un assassino, una iena, no? Avanti, rispondi, parla! Basta! Basta! Come ha potuto credere una cosa simile? È come se avessi ucciso mia madre, lo stesso dolore. Calmati, figliolo. Questi incontri sono troppo pericolosi dopo la nostra alleanza con la Francia. Sappiamo già come regolarci. Il nostro comandante Frundsberg sta calando in Italia con 12.000 lanzichenecchi. Ci occorre solo sapere quanti italiani e francesi saranno pronti e dove intendono dare battaglia. Non è una notizia da poco se vi consentirà di attaccarli di sorpresa. Una informazione simile vale molto di più della ferocia dei vostri lanzichenecchi. Scusami, ma vengo a portarti una notizia che potrà farti piacere. Soltanto il diavolo può portarmi notizie piacevoli. Ho saputo dov'è Emma Caldara. Dov'è? In un convento presso Montefeltro. Ha chiesto ospitalità a quelle suore. Vuole prendere i voti. No, non può farlo! Non può rinunziare alla sua vita per colpa mia. Non per colpa tua, Giovanni. La colpa è di un equivoco che tu non hai mai cercato di chiarire. Ma lei non mi crede. È convinta che io sia l'assassino di sua madre. Non vorrà mai ascoltarmi. Prova, prova, figliolo. Adesso che il suo dolore è placato, va al convento e cerca di parlarle. Va, Giovanni. Coraggio. Giovanni, il conte di Lautrec vuole parlarti. Non ho tempo ora. Date gli ordini al mio aiutante. Sono pronto a combattere. Ma è importante. Ho atteso fino ad oggi le vostre decisioni. Ora aspetterete voi. Il modo di comportarsi del vostro comandante offensivo per la Francia è per Francesco I, che io rappresento.
Noi siamo tutti abituati ai modi bruschi di Giovanni de' Medici, ma lui sa farsi perdonare con il suo valore. Lo spero, come spero che la nostra alleanza serva ad abbattere... Conte di Lautrec, il nostro solo fine è quello di fermare Frunzberg e i suoi lanzichenecchi, che stanno devastando l'Italia. Occorre attaccare presto e con tutti i nostri mezzi. Frunzberg è già a Pavia. Voi italiani drammatizzate sempre. Prima di attaccare cercheremo di essere molto forti. E allora che cosa dovremmo fare? Bisogna fermare i tedeschi a tutti i costi mentre noi ci prepareremo alla battaglia finale. Un uomo come Giovanni delle Bande Nere può benissimo impegnare lanzichenecchi. Sarà un massacro. Ma Giovanni non dirà mai di no. Giovanni de' Medici chiede di voi. No, no, non voglio vederlo, sorella. Mandatelo via. Mi dispiace, ma non vuole vederlo. Ma io devo parlarle. Non può condannarmi prima che le abbia spiegato. Non voglio che mi odi. Aspettate, vi prego, non potete entrare. Fermatevi, è un sacrilegio. Sorelle. Emma, ascoltami. Ascoltami, ti prego. Non ti avvicinare, io non voglio. Io non posso ascoltarti. Ma pregherò il cielo che perdoni i tuoi delitti. Quali delitti? Non voglio essere perdonato. Io sono pronto a scontare i delitti che ho commesso, ma non voglio essere scusato per quelli di cui non sono colpevole. Emma. Tu bestemmi, Giovanni, tu bestemmi, vattene! Hai distrutto tutta la mia vita, rispetta almeno il mio dolore, va via! Dimenticami, va via per sempre! No, non me ne andrò, non me ne andrò finché non mi ascolterai. Emma, ti supplico. E sei tu ad accusarmi di essere crudele? Giovanni de' Medici eserciterà la sua resistenza a Borgoforte, ma ha a disposizione soltanto una compagnia. Nicola del Rovo, Gentile da Varano, Francesco Sforza e gli altri alleati sperano così di avere il tempo per prepararsi alla battaglia decisiva. Annienterete facilmente Giovanni dalle Bande Nere. Allora sarà meglio attaccare al più presto. Non al più presto. Subito. Questi italiani si ricorderanno per un pezzo di Giorgio Frunzberg. Ma la suprema gloria l'avrò a Roma quando impiccherò il Papa con questa corda d'oro. Combattere eroicamente, valorosamente, sì, ma cercare la morte quasi di proposito. Lo conoscete quanto me, è tutto fiato sprecato. Ma è una pazzia, sarà un massacro. Io lo so che cosa lo opprime. Giovanni ha sempre saputo quello che faceva. Questa volta sa di sbagliare, ma si ostina. Colpa di Emma. È quella fanciulla che l'ha sconvolto. Andrò da lei.
Se mi ascolta, potremo scongiurare questa sciagura. Presto, provvedi per un cavallo, sì, muoviti! Subito. Giovanni e i suoi eroi non torneranno mai più da Borgoforte. Il loro sacrificio sarà inutile. Il loro? Già. Perché noi ci salveremo un lascia passare per le linee tedesche. Un lascia passare per me e per te, naturalmente. Lasciami. Come farai a passare le linee? Convincerò Giovanni a lasciarmi il comando degli uomini che dovranno tenere la gola di Borgoforte. Le linee tedesche sono a 100 metri. Gli uomini non si rifiuteranno? Gli uomini aspettano sempre l'ordine di chi li comanda. E chi li comanda sono io. E l'ordine non lo darò mai. Vigliacco, sporco, traditore, carogna! E tu arriveresti a tanto. Che ti piglia? Hai potuto pensare che io accettassi? Che potessi diventare tua complice. Lo hai già tradito insieme a me. Non ho mai messo in pericolo la sua vita. Io lo avvertirò. Tu non lo potrai tradire. Bada, Gasparo, non ti avvicinare. Sempre diviso con me la buona e la cattiva fortuna, ma questa volta non posso offrirvi altro che gloria e morte. Non vi obbligo a restare, ma sono certo che ognuno di voi vorrà chiudere la sua storia di soldato di ventura sul campo di questa battaglia che è disperata. Il vostro silenzio parla più chiaro di qualsiasi discorso. Vi ringrazio. Adesso uno dei miei ufficiali deve prendere il comando di un gruppo di uomini e bloccare la gola di Borgoforte nel punto più stretto. Giovanni, la mia fedeltà e la mia devozione reclamano il diritto di portare a termine questo compito. Affida a me la difesa della gola. Grazie, Gasparo. Allora, dentro l'alloggiamento per i feriti, là dietro le cucine e qua il foraggio, Stefano, per i cavalli. Stefano! Presto, Stefano! Presto, corri! Tua figlia sta morendo! Che? Vieni! Dove? Là! Anna! Anna! Figlia mia! Ma chi è stato? Padre! Portami da Giovanni! Gasparo lo ha tradito, bisogna far presto. Ma dimmi, chi è stato? Gasparo. Gasparo è stato Gasparo. Bisogna salvare Giovanni. Aiutatemi. Vi ha offerto di morire. Io invece vi propongo di rinascere. Se mi seguirete avrete un nuovo capo, una paga maggiore e non vivrete più sotto la feroce disciplina di Giovanni de' Medici. Avanti, parlate. Vorrei conoscere la vostra decisione.
Io sono con te, Gasparo! Anch'io vengo con te! Anch'io, Gasparo! Amici! Un momento, ascoltatemi! Il nostro mestiere è quello di venderci a chi paga meglio. Con le bande nere abbiamo patito, abbiamo sofferto, è vero, ma di tradire Giovanni non me la sento. Ascolta! Oh. C'è qualcun altro che non è d'accordo? Evviva Gasparo! Evviva Gasparo! Tutti a cavallo! Abbandoniamo la gola al suo destino. Fai segnale ai tedeschi. Ormai la via è libera. Va bene. Dammi qua. Felice di aver dato la mia vita per te. Salvati. Salvati se sei in tempo. Sì, grazie. Traditore. Coraggio! Bisogna bloccare la gola. Perdonami, bambino, via.
tu il comando. La gamba, maledetti. Ti fa male, capitano? Devo rialzarmi. Soffri molto. Non voglio morire così. E nemmeno io, Giovanni, voglio morire così. Ti prego, ora che siamo alla fine, lasciami prendere il tuo cavallo. Deve essere bello lanciarsi nella mischia dall'alto della sella. Povero Lumac. Va, il mio cavallo è tuo. Va. Grazie. Ti farò onore, capitano. Di Giovanni non si trova. Eppure deve essere qui, non era il tipo da lasciarsi prendere prigioniero.
il diavolo in corpo, maledetto. Verme traditore, carogna! Volevo vedere il tuo cadavere, volevo essere sicuro che tu fossi finito una volta per tutte. Ti ucciderò con le mie mani. Li ho sempre puniti da solo. L'arma che hai scelto. Giovanni! È finito. Giovanni! Non credevo che ti avrei più rivista. Addio, Emma. Non parlare, Giovanni. Riposati. Sì, io ho perduto. Sì. Ho perduto la mia battaglia. Ma forse, ora lo vedo, esistono cose più importanti che perdere o vincere una battaglia. Dov'è che volevo arrivare, Emma? Cos'è che mi ha sempre spinto? Cos'è? Lo stesso sangue di mia madre che scorre nelle mie vene, violento, feroce. Forse è questo che mi ha sempre spronato a vivere come sono vissuto, fino ad oggi. No, Giovanni, tu vivrai, guarirai e dimenticherai. Noi non ci lasceremo. Io ti amo. Ti ho sempre amato. Vivremo felici insieme. Salvalo, mio Dio. Amico. Giovanni.